Bentrovati a tutti, buongiorno. Siamo ritornati, ritorniamo con una nuova puntata di Padre Pio Laici nel futuro. Grazie a te, Padre Luciano, per averci accolto qui a San Severo. Pace e bene a tutti, continuiamo il nostro cammino, siamo al 12 di maggio, abbiamo parlato la scorsa settimana, eravamo a San Giovanni Rotondo, siamo qui, quindi siamo un po' una trasmissione in movimento. Itinerante, itinerante se vogliamo. Vi ricordo subito la possibilità che avete per diventare protagonisti anche voi in ogni nostro incontro con il 328-544-2280, il nostro numero di telefono al quale potete scriverci e inviarci le vostre domande. Padre Luciano avrà tempo sicuramente in questo spazio di rispondere. Allora, oggi il tema è laici e politica, anche se di politica ne abbiamo parlato in diverse nostre Sì, puntate a abbiamo partire parlato e abbiamo dall'inizio. quasi, chiudiamo un cerchio in qualche modo perché abbiamo parlato proprio all'inizio di Costantino, dell'imperatore che ha fuso impegno politico, impegno ecclesiale e oggi torniamo un po' su questo argomento guardandolo all'interno della storia del XX e del XXI secolo, con anche, tenendo anche presente la nota della Congregazione della Dottrina della Fede del 2002 che parlava appunto di questo. Su quella ci ritorneremo, però prima partiamo da due personaggi che si sono distinti nel mondo della politica proprio per il loro impegno sociale e politico, ovviamente. Sono De Gasperi e Segni, però c'è una scheda che insomma dà una presentazione più generale e anche spesso insomma va anche nei dettagli. Ascoltiamo e guardiamo insieme. L'impegno del cristiano nel mondo in 2000 anni di storia si è espresso seguendo percorsi diversi. Uno è stato attuato nella partecipazione all'azione politica. I cristiani, affermava uno scrittore ecclesiastico dei primi secoli, partecipano alla vita pubblica come cittadini, servendo Dio mediante il loro generoso impegno nelle attività politiche e di governo. È quello che si legge al punto 1 della nota dottrinale indirizzata ai vescovi della Chiesa Cattolica e in special modo ai politici cattolici e a tutti i fedeli laici chiamati alla partecipazione della vita pubblica e politica nelle società democratiche. Nota del 24 novembre 2002 della Congregazione per la Dottrina della Fede dell'allora Cardinal Ratzinger. Alcide De Gasperi e Antonio Segni sono solo alcune delle figure laiche di spicco a distinguersi per impegno politico nel bel paese. De Gasperi nasce il 3 aprile del 1881 in provincia di Trento. Dopo la tragedia della guerra voluta dal fascismo, incarna la rinascita, la ripartenza e la ricostruzione morale, democratica ed economica. Coraggioso e visionario, riuscì ad avviare una lotta contro tutto ciò che poteva essere impedimento per la crescita dello Stato italiano: analfabetismo, miserie e fratture sociali. Sua la capacità di trasformare l'idea di Europa in progetto e sua la celebre frase pronunciata in un discorso a Bruxelles: "Non abbiamo il diritto di disperare". Per lui, chi ha responsabilità pubbliche ha il dovere di non togliere ai giovani la speranza del futuro, perché la conseguenza sarebbe non dare luce al futuro dell'intera comunità. De Gasperi muore il 19 agosto del 1954. Antonio Segni appartiene alla storia repubblicana che lo annovera tra gli artefici della ricostruzione e dello sviluppo del paese. E come De Gasperi, europeista convinto, con la prospettiva di un'unica comunità senza frontiere. Nasce a Sassari il 2 febbraio del 1891. Da giovane aderì al Partito Popolare di Luigi Sturzo, pagando le conseguenze del suo essere antifascista. Fu legato al mondo accademico come docente e rettore, grazie alle sue grandi doti intellettuali, fino a quando le responsabilità politiche glielo permisero. Sconfitta la dittatura, si impegnò a tempo pieno nella democrazia nascente, partecipando alla fondazione della Democrazia Cristiana,
dedicando particolare attenzione ai temi sociali. Fu ministro degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e per due volte presidente del Consiglio. Nel maggio del 1962 fu eletto presidente della Repubblica e con il suo governo l'Italia entrò a far parte delle Nazioni Unite e fu tra i sei paesi fondatori della Comunità Economica Europea. Di particolare rilievo, durante la sua presidenza, fu la visita al Quirinale di Papa Giovanni XXIII, appena insignito del premio Balzan per la pace, che fece seguito alla sua visita in Vaticano per l'imminente apertura del Concilio. Segni muore a Roma all'età di 81 anni nel 1972. Il profilo che abbiamo ascoltato di De Gasperi e di Segni ci presenta quella che è stata un po' l'evoluzione della vita politica nel dopoguerra, un'evoluzione che ha interrogato profondamente i nostri laici. Pensate a tutta la situazione che riguarda un po' anche la storia della Democrazia Cristiana e via dicendo. Perché noi vogliamo parlare di questo? Perché abbiamo parlato un po' della presenza dei laici nella carità, nella vita sociale, nella vita culturale, e oggi vogliamo richiamare quelli che sono i criteri che la nota della Congregazione ha dato circa la vita dei laici. Prima di tutto il criterio dell'urgenza che i laici si impegnino in politica. Queste due figure, De Gasperi e Segni, sono due figure che veramente danno il senso di una politica nella quale ci si impegna. C'è poi l'altro aspetto, il tema del relativismo. Noi abbiamo a che fare, dice la nota, con un relativismo imperante di fronte al quale la politica deve avere due atteggiamenti. Uno di tolleranza, cioè noi non dobbiamo pretendere che tutti la pensino allo stesso modo, ma dobbiamo capire che la parola tolleranza non è tolleranza nel senso dell'accettare tutti gli atteggiamenti e tutte le cose sbagliate, ma nella comprensione delle attività e del cammino di ciascuno. Però di fronte ai grandi temi dell'etica e ai principi sociali è chiaro che il cristiano deve avere una presenza in politica chiara che dia significato alla sua presenza. Ecco il valore di questa nota, ma il valore di questi personaggi. Stiamo vedendo qui proprio lo stralcio, uno degli stralci, insomma un passaggio di questa nota che abbiamo visto anche fu scritta da Joseph Ratzinger, allora cardinale e prefetto, e approvata nel 2002 da Giovanni Paolo II. È importantissima questa anche per la vita del cristiano, perché insomma sottolinea la coerenza che deve esserci tra fede e vita, tra Vangelo e cultura, richiamata dallo stesso Concilio Vaticano II, insomma importantissima da leggere, consigliata. E aggiungiamo, siamo nel programma alla scuola di Padre Pio, sì, che molti politici hanno fatto riferimento alla persona di Padre Pio. Padre Pio andava a votare, Padre Pio viveva con impegno la vita pubblica, seguiva anche la vita del paese, spesso è stato anche protagonista in tante situazioni della vita di San Giovanni Rotondo, ma abbiamo politici, abbiamo l'onorevole Segni, l'onorevole Moro, abbiamo l'onorevole Pella che è venuto in occasione dell'inaugurazione di Casa Sollievo, abbiamo diversi politici che sono venuti qui a San Giovanni Rotondo e hanno fatto riferimento a Padre Pio. È molto simpatico il ricordo che faceva, che c'è della visita di Leone, quando Padre Pio disse: voi non vi comportate bene come politici. Leone ha detto: padre, noi siamo un po' come i carcerati, abbiamo le mani legate tante volte. E Padre Pio ha detto: sì, però i carcerati non stanno a Montecitorio ma stanno in carcere. E quindi ha giocato un pochettino su questa ironia, mentre ricordo sempre
sempre Andreotti che, parlando della sua visita da Padre Pio, diceva che Padre Pio si lamentava della riforma agraria che aveva patrocinato proprio lui Andreotti, e in realtà Andreotti diceva: con gli anni ho capito che quelle osservazioni e quelle lamentele di Padre Pio erano più che giustificate. È bello. Ok, allora ci prendiamo, ci fermiamo un attimo, ci prendiamo una brevissima pausa, poi riprendiamo sempre sul tema dei laici e della politica, ma anche con i vostri messaggi. Breve pausa. Torniamo in diretta, puntata dedicata ai laici e alla politica, al loro stretto legame, lo stiamo scoprendo insieme. Veniamo subito ai messaggi, perché alcuni di questi sono, abbiamo già potuto vedere, sono inerenti proprio al tema, come questo. Giorgia da Benevento ce lo scrive: Padre Luciano, non vi sembra che l'impegno sociale della Chiesa si sia isolato dalla vita politica del Paese? Beh, dobbiamo dire questo, se ci riferiamo a un modello di Chiesa che in un determinato momento storico e per necessità storiche era presente anche nella politica partitica della Chiesa, oggi la Chiesa questo non lo fa più e fa bene a essere al di fuori di questo. Forse è necessario, e in qualche modo diciamo dovrebbe essere più evidente, una presenza nella Chiesa che sia coscienza politica, dove utilizziamo la parola di politica nel senso classico, cioè il governo della polis, della città. Allora dovremmo essere una Chiesa che è maggiormente presente proprio nelle indicazioni circa il governo, circa i principi morali che devono intervenire nella Chiesa. Diciamo anche questo, cara signora Giorgia, a volte in Italia siamo un po' strani, perché da una parte vogliamo una Chiesa che stia zitta e appena la Chiesa interviene si dice che interviene a sgambetto, che interviene a creare problemi nello Stato italiano, e dall'altra parte poi ci si lamenta che la Chiesa è poco presente. C'è un certo equilibrio da conservare e chiaramente dobbiamo essere attenti a non creare l'equilibrismo invece dell'equilibrio. Andiamo dopo Giorgia, andiamo da Giuseppe, in particolare ci segue da Potenza e ci scrive: credo che sia un dovere cristiano interessarsi alla politica, ma anche che fare politica oggi sia diventato rischioso, perché ci si può trovare costretti a dover scendere a compromessi o ad essere coinvolti in situazioni ai limiti della legalità. Cosa si dovrebbe fare, Giuseppe? Ecco, diciamo una cosa che è venuta meno alla formazione della classe politica. Noi avevamo, dai tempi già di Paolo VI, Aldo Moro, e potremmo parlare anche di tantissimi altri politici, facevano scuola di politica, formazione, che era anche formazione tecnica, amministrativa. Noi oggi abbiamo dei politici improvvisati che certe volte si rovinano la vita perché firmano carte o fanno altro, spesso per grande superficialità. Quindi è necessaria che ci sia una vita politica responsabile. Forse io colgo anche l'istanza di molti sindaci, ci deve essere una politica più garantista nei confronti dei sindaci, perché in realtà oggi per una stupidaggine si viene inquisiti, si viene denunciati, e questo, al di là dell'impegno del cattolico in politica, crea veramente un disinteresse della cosa sociale, perché non sempre si riesce ad agire nella serenità in questo ruolo. Dovremmo anche interrogarci proprio un pochino su questo. Marco da Matera scrive: qual era il rapporto del santo di Pietrelcina ai militari, vivi o defunti, durante il contesto bellico? Salutiamo la Basilicata, ci hanno scritto da Potenza, da anche da Matera. Adesso sì, allora il santo Padre Pio nei confronti del militare, voi sapete innanzitutto che Padre Pio ha fatto il militare, ma era molto, proprio per questo, accogliente, affettuoso nei confronti dei militari. C'è l'episodio molto carino che racconta Padre Eusebio, che ha portato suo papà
a visitarlo, e questa povera persona, anche un po' anziana, guardava Padre Pio con un certo rispetto, con un certo timore. A che gli ha fatto Padre Pio? Voglio, ma tu hai fatto la guerra? Sì, la guerra, anch'io. Allora siamo stati commilitoni tutti e due. Ecco, e ha creato subito questo affetto, perché effettivamente Padre Pio aveva molta comprensione nei confronti dei militari. Aggiungiamo che aveva anche proprio molta comprensione e faceva pregare molto per i militari defunti. Sappiamo che un giorno nel chiostro di San Giovanni Rotondo c'è stato del rumore, Padre Agostino è sceso giù di notte per capire cosa era successo, e Padre Pio ha detto: non preoccuparti, sono i militari defunti che sono venuti a ringraziarmi per le preghiere che avevo fatto per loro. Quante cose scopriamo. Adesso c'è un messaggio che arriva da Brindisi, in particolare ce lo scrive Laura, che però non è, diciamo, attinente al tema che stiamo affrontando. Però ecco, questo è l'invito che avete accolto, avete bisogno anche di conforto. Sono la mamma di un ragazzo con disturbi del comportamento e gestirlo è molto difficile. A volte mi sento sola e non capita. Pregate per me. Ecco, non vorrei essere Laura. Sbrigativo, vorrei prima di tutto dire, signora, prima ancora della preghiera c'è il nostro affetto e c'è la nostra comprensione per lei e per tutte le persone che a volte devono gestire il malato difficile in casa. Dire malato difficile è anche un po' brutto come termine, però ci sono dei malati che richiedono veramente un'attenzione 24 ore su 24. La comprendiamo, le siamo vicini e senz'altro aggiungiamo le sue preghiere alle nostre preghiere. Ci associamo tutti. Allora, continuate a scriverci se lo vorrete. Noi andiamo avanti perché il tema, abbiamo detto, laici e politica, ma anche i gruppi di preghiera. Stiamo parlando dei gruppi anche nelle volte precedenti. Abbiamo visto, grazie ai contributi di Marianna e a Felice, come sono nati i gruppi di preghiera. Adesso ne vediamo un altro di contributo, sempre di Marianna. Ci parla dei primi convegni. Sì, i primi convegni sono interessanti proprio in questo senso. I gruppi di preghiera hanno fatto formazione ed era importante, vedete, anche la presenza politica, l'impegno sociale sono frutto di una formazione delle coscienze. Ecco perché è molto importante il cammino che hanno fatto sin dall'inizio i nostri gruppi di preghiera. Possiamo vedere questo contributo. Nel 1959, dopo un primo convegno regionale svoltosi a Venezia il 6 maggio per onorare San Pio X Patriarca della Laguna, in settembre a Catania si tenne il primo convegno nazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, in concomitanza con il Congresso Eucaristico Nazionale. Un convegno nato da solo, in quanto non fu organizzato da San Giovanni Rotondo e soprattutto non rientrava in nessuno dei programmi, nemmeno remoti, della direzione dei gruppi. È stata un'idea del gruppo di Taormina quella di far convenire rappresentanti dei figli spirituali di Padre Pio da tutta Italia ai piedi della Madonna di Fatima. E tutte le città italiane raccolsero l'invito. La vigilia della consacrazione dell'Italia al cuore immacolato di Maria fu così la prima giornata nazionale dei gruppi di preghiera, in cui furono presenti circa 1500 persone. La solennità e l'importanza del convegno fu corroborata dalla presenza del cardinale Giacomo Lercaro dell'arcidiocesi di Bologna, che alle ore 9 del 12 settembre celebrò la Santa Messa. Il secondo intervento fu quello del fisico al professor Enrico Medi, figlio spirituale del Padre Pio, che si incentrò tutto su una delle problematiche fondamentali dei gruppi di preghiera, la presenza costante di un sacerdote. Tirando le somme di quanto fu detto in quel lontano giorno del 1959 a Catania, emerge chiaramente che sono quelli gli anni in cui era necessario soprattutto fornire direttive ben precise per far comprendere che nei gruppi non dovevano essere nominati presidenti, capi e non dovevano esserci distintivi o stendardi, ma solo
la presenza del sacerdote. Negli anni 50 assai attivi furono pure i gruppi di preghiera dell'Emilia-Romagna e soprattutto quelli di Bologna, dove un primo gruppo era già presente nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in via Saffi, mentre se ne segnalava la presenza di un secondo già nel 1951. Questi gruppi bolognesi cominciarono ben presto ad organizzare convegni regionali con cadenza annuale e pellegrinaggi per pregare ai piedi della Madonna delle Grazie a San Giovanni Rotondo. Alcuni anni dopo quella prima esperienza a Catania, nel 1966 fu la volta di San Giovanni Rotondo. La mattina del 5 maggio, dall'alto di Casa Sollievo, le bandiere colorate e sventolanti dei tanti gruppi di preghiera rappresentarono il simbolo di quel raduno che avrebbe segnato invece una grande data nella loro storia. Ai figli spirituali d'Italia e del mondo, Padre Pio dedicò parole emozionate, che però non lesse personalmente per le sue non ottimali condizioni di salute. Dopo l'Angelus recitato da Padre Pio alla folta folla che lo seguiva nel sagrato, in chiesa si svolse il raduno dedicato ai gruppi, in cui primo oratore fu Padre Clemente da Santa Maria in Punta, definitore generale dell'ordine e amministratore apostolico della provincia di Foggia, che definì la clinica un palpito intimo di carità del Padre, il quale ha voluto Casa Sollievo proprio per andare incontro alle sofferenze dell'umanità. Il 25 maggio dell'anno successivo, invece, nel Salone delle Conferenze attiguo alla Chiesa, ebbe inizio quello che mi piace definire il Convegno dei Numeri, per la dettagliata relazione che Don Setti terrà sull'andamento generale della vita dei gruppi di preghiera. È stato quello, infatti, il momento delle cifre, del racconto di quanto già fatto e del tanto da fare ancora, ma anche e soprattutto di cosa non fare. Una cartella quella mattina fu consegnata sull'altare, durante la messa, al momento dell'offertorio, contenente tutte le attività svolte dai gruppi, assieme ad un tesoro spirituale da offrire al Padre. 200 furono i gruppi infatti che risposero al questionario inviato loro dagli organizzatori su 650 gruppi presenti allora in Italia e circa 60 gruppi dell'estero. Una chiesa in cammino che non poteva più stare arroccata nel suo baluardo. Fu quello infatti il momento in cui ci si rese conto che i gruppi di preghiera avrebbero dovuto sentire forte l'ansia di fiducia che il Concilio stava dando ai laici. Bisognava infatti continuare a pensare che la cosa più bella fosse quella di riconfermarsi semplicemente come gruppi di preghiera, senza cercare onorificenze, nomine o ruoli, solo per tornaconti personali. Laici presenti nella politica, è necessario che ci sia una Chiesa che accompagni, che formi i laici, non che li manovri, ma che li formi alla vita politica. In questo contesto, vedete, i gruppi di preghiera hanno un ruolo molto importante, perché il laico ha bisogno di una sua vita spirituale. Io ho trovato tantissimi politici che facevano parte dei gruppi di preghiera. Ringrazio Marianna Iaferice per la scheda che ci ha fatto sui convegni, i primi convegni dei gruppi di preghiera, che adesso stiamo continuando in tantissimi posti, che servono proprio a puntare a questo aspetto, la formazione all'interno dei gruppi di preghiera. È strano da dirsi, però al primo convegno sono intervenuti anche Don Tonino Bello e Madre Teresa.
Questo è il primo convegno dei giovani che noi abbiamo fatto a San Giovanni Rotondo nel 1987. Cioè noi abbiamo avuto, insieme ai grandi convegni dei gruppi di preghiera, abbiamo cominciato proprio io che allora ero giovanotto, a fare dei convegni dedicati particolarmente ai giovani. E c'era stata la visita del Papa a maggio del 1987, Padre Marciano voleva fare appunto qualcosa di bello e così abbiamo puntato su un convegno per i giovani, chi facciamo venire, chi non facciamo venire, e io sono abituato a scegliere il meglio. In quel momento c'erano Tonino Bello e Madre Teresa e quindi abbiamo cominciato con un lavoro anche, vi dirò, usiamo la parola politico, perché abbiamo dovuto cercare di convincere anche Madre Teresa a venire. C'è stato l'intervento anche del Cardinale Casaroli che veramente ci diede una mano. In questo senso finalmente è venuta Madre Teresa. Perché Madre Teresa? Io non lo so, mi pare che abbiamo anche un piccolo contributo su di lei. Che la presenta, forse però lo presentiamo, perché dopo vedremo il legame profondo che c'è proprio da questa logica, presenza dei laici, gruppi di preghiera e Madre Teresa di Calcutta. Questo contributo presenta la donna, la piccola donna, ma che poi si è rivelata grande, grandissima. Guardiamolo insieme. La santità non è qualcosa di straordinario, non è per pochi privilegiati. La santità è per ciascuno di noi un dovere semplice. Accettare Dio con un sorriso, sempre e in ogni luogo. Così diceva Madre Teresa. Agnes Gongsa Bojaksiu nasce il 26 agosto del 1910 in Macedonia da una famiglia albanese. A 18 anni viene accettata nell'ordine di Loreto e nel convento di Rathfarnham, nella cattolicissima Irlanda. Pochi mesi dopo parte missionaria per l'India col nome di Mary Teresa del Bambin Gesù. A 37 anni la svolta che lei stessa definisce una vocazione dentro la vocazione. Arriva durante un viaggio in treno verso Darjeeling, ai piedi dell'Himalaya, mentre osserva la gente misera che si accalca nei vagoni. È lì che decide di lasciare l'ordine di Loreto e di fondare una congregazione di suore indiane dedicata solo ai più poveri dei poveri. Dopo tanta attesa e pazienza, arriva il permesso da Roma. Lascia il suo saio nero per indossare il sari delle indiane povere. Era il 1948. Comincia ad insegnare ai bambini disagiati di un quartiere povero. La seguiranno alcune sue ex alunne, le prime missionarie della carità. Negli anni seguenti aprirà numerose case per i bambini abbandonati, i lebbrosi, i vecchi soli e i moribondi. Madre Teresa non ha solo parlato dei poveri o di politiche antimiseria, ma ha soccorso gli ultimi, si è chinata su di loro e li ha toccati. Suo il premio Nobel per la pace del 1979, ricevuto ad Oslo il 10 dicembre. Tanto attivismo però le costa la salute. Muore a Calcutta nella sua stanzetta della casa madre il 5 settembre del 1997 per una grave malattia cardiaca. Il 13 settembre i funerali di Stato. Il suo corpo fu condotto in un lungo corteo attraverso le strade di Calcutta, sull'affusto di un cannone che aveva portato anche Gandhi. Capi di Stato, primi ministri, regine ed inviati speciali giunsero per rappresentare i paesi di tutto il mondo e centinaia di migliaia di persone di ogni religione e ceto sociale, dall'India e oltre l'India, le resero omaggio. Sale agli altari con una velocità unica. E infatti Giovanni Paolo II, ad appena 6 anni dalla morte, a proclamarla beata il 19 ottobre del 2003. E Papa Francesco a canonizzarla il 5 settembre del 2016. Madre Teresa è sepolta a Calcutta, al piano terra della casa madre delle missionarie della carità.
Sulla lapide in marmo bianco sono incise le parole del Vangelo fatte sue: amatevi come io ho amato voi. È un po' il punto di collegamento tra tutte le cose che ci siamo detti oggi. Laici presenti nella politica con responsabilità, è proprio il tema che ci apre all'epoca moderna, ma laici che devono avere una loro spiritualità, i gruppi di preghiera. Ecco, Madre Teresa riesce a far coincidere questi due aspetti, proprio con le parole che hai citato tu all'inizio, di cui anzi ringraziamo Anna Maria per il contributo, quelle parole di Madre Teresa sono le parole che ci danno il senso, la santità che serve a Dio e serve agli uomini. Ecco che cosa deve essere la presenza politica oggi. E allora vi dirò anche su Madre Teresa una cosa particolare. Padre Pellegrino racconta nel suo diario che nell'aprile del 1968, poco prima della morte di Padre Pio, sono venute a San Giovanni Rotondo due suore di Madre Teresa e come ambiente, nell'ambiente un po' anche bigotto di San Giovanni Rotondo, subito le critiche, queste suore vestite a corsari indiano e qui e là, e lui si è associato a queste critiche e faceva un po' di ironia con Padre Pio. E Padre Pio ha detto: smettila di fare ironia, perché la loro frontatrice è una grande donna e farà parlare tanto di sé. Siamo nel 1968. Padre Pio, senza aver letto i giornali, sapeva forse già tanto più di noi circa Madre Teresa di Calcutta. Ecco, io penso che sia questo il quadro, questa immagine bellissima di questa donna col quale noi possiamo guardare con l'insieme di questa puntata dedicata a una presenza nella vita politica del paese. Madre Teresa ha inciso nella vita politica dell'India, senza essere stata una politica, ma ha dato il senso della Chiesa, essere la coscienza morale di una vita politica. Ha inciso non soltanto quindi nel suo paese, ma nel mondo, nella Chiesa in particolare. Troviamo che sia anche il modo più, insomma, adatto per chiudere questa puntata dedicata a tante figure in particolare, insomma, che si sono distinte nel mondo e nella società. Grazie Padre Luciano, ci ritroviamo la prossima settimana, mi pare di sì, sì, se Dio vuole. Ci sarà una bella puntata anche la prossima settimana, soprattutto voglio dire, cerchiamo di prendere sempre più coscienza che nella Chiesa la distinzione sacerdoti e laici, una distinzione funzionale, ma come vedete il laicato è protagonista ed è veramente il segno di una Chiesa che deve essere presente nel nostro tempo. Grazie a te Padre Luciano, grazie a tutta la squadra che è dietro le telecamere, grazie a voi per averci seguito. Alla settimana prossima.